Oddio, mi sa che sto riflettendo tutta la luce solare dell'universo. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video! Allora, come mio solito, in quest'ultimo periodo mi trovate in stati molto pietosi. Non fatevi ingannare dal rossetto, l'ho appena messo perché veramente mi sono guardata allo specchio e ho detto sono pronta per filmare. So che ultimamente non sono proprio balanced con i video che dovrei fare perché non ho quasi mai tempo per filmare. Il weekend scorso, vi dirò la verità, ho fatto la lazy, quindi non ho fatto assolutamente niente, non ero assolutamente, quando il weekend io non faccio niente, ovvero non esco manco di casa, figuratevi se io mi rendo decente per fare i video e voi non mi volete vedere struccata, credetemi. Quindi oggi siamo qua e cercherò di filmare almeno due video, quindi se il prossimo video mi vedete ancora con questa faccia, quello è. Poi c'ho 3 euro, c'ho sempre le stesse magliette, metto sempre le stesse cose, cioè... Comunque, allora, oggi parleremo di una cosa bellissima, parleremo di thrift shop, ovvero parleremo dei negozi dell'usato. Io spero che in questo momento io non sia pallida come una sua cosa, perché io già sono pallida tantissimo, ma fuori c'è un sole strano e mi acceca un attimo, quindi spero di non risultare più pallida del solito. Bene, oggi parleremo dei negozi dell'usato, questo ovviamente è un argomento che comunque è connesso un po' al zero waste, perché forse negli ultimi 10 video avrò ripetuto almeno 70 volte quanto la fast fashion sia brutta, finché non lo farò pensare a tutti, così, cioè, tipo tirannia. No, sto scherzando, io sono una persona molto buona. Comunque, oggi parleremo dei negozi dell'usato e faremo un Italy vs Canada, insomma, e parleremo un attimo delle differenze che hanno i canadesi con l'usato, comunque il loro rapporto con i negozi dell'usato, italiani pure, eccetera, eccetera. Come un solito Italy vs Canada. Ovviamente, non lo dico spesso perché sono una youtuber de merda, però se volete seguirmi su Instagram, io lì sono il più attiva che posso, diciamo, il mio link è qua sotto, quindi se volete seguirmi volentieri, se volete vedere questo bellissimo visino, come no, io sono là. Adesso c'è il sole che mi sta veramente accecando. Ho dovuto cambiare posizione perché c'è il sole che arriva da quella parte e mi illuminavo di immenso, e sì, insomma, scusate se faccio tutti questi cambiamenti, però per una volta che voglio filmare il sole me ama. Bene, allora, continuiamo con il nostro video. Oggi parleremo del negozio dell'usato, come l'ho già ripetuto 70 volte. Allora, partiamo dalla primissima cosa, ovvero la disponibilità dei negozi dell'usato. Sicuramente qua in Canada ci sono molti più negozi dell'usato, però io confido che ultimamente, visto che i negozi dell'usato iniziano ad andare molto di più, perché appunto la gente inizia a pensare a essere un po' più cosciente per cause ambientali e inizia anche a ditchare la fast fashion, bravissimi quelli che l'avete fatto, quelli che lo state facendo, quelli che ci state provando a farlo, bravi a tutti quanti. Quindi secondo me prima o poi ce ne saranno molti di più, però vi dico, qua in Canada ce ne sono già tantissimi. Ovviamente ci sono negozi più belli di altri, mettiamola così, perché c'è una catena di negozi dell'usato dove loro accettano di tutto. Quindi diciamo che lì troverete, potrete trovare una maglietta di Prada quanto una maglietta di H&M da 3 euro. Quindi dipende sempre, bisogna cercare tantissimo perché sono dei negozi grandissimi e lì troverete di tutto, vestiti, accessori, libri, cose per la cucina, cose per la casa, di tutto e di più. Invece ci sono dei negozi un po' piccolini che sono un po' più, diciamo, scelgono meglio la loro merce e anche in quei casi magari costicchiano anche un po' di più. Noi siamo abituati comunque che i negozi dell'usato, sapete, cioè, giustamente costano, dovrebbero costare poco, ok? Diciamo che i negozi, questi qua più piccoli, che hanno meno merce, ma merce migliore, diciamo che io li preferisco, almeno per quanto riguarda i vestiti. Se devo comprarmi un barattolino, va benissimo, però magari se sto cercando qualcosa di particolare per i vestiti, perché magari io magari ho uno stile che mi piace, allora sì, vado più che altro nei negozi che hanno meno scelta, ma che hanno cose un po' più belline.
Ovviamente costicchiano un po' di più, però comunque non sono prezzi esagerati, non sono prezzi né da H&M né prezzi esorbitanti. L'usato è sempre la scelta migliore. Io comunque ho fatto un video sulla fast fashion e ho poi fatto anche un video su come fare shopping etico, quindi ve li lascerò linkati qua se volete andare a vederli, farvi un attimo un'idea di come magari fare shopping in modo più etico e appunto perché dovreste ditchare la fast fashion. Poi in Italia invece io non, quando ero in Italia non è che mi sono mai interessata ai negozi dell'usato, quindi onestamente non potrei dirvi se effettivamente ci siano tanti negozi. Quello che io vi posso consigliare è assolutamente il sito di Il Vestito Verde, che è stato fondato da Francesca Boni. Se non la seguite su YouTube la trovate come Francesca Boni, e lei ha fondato questo sito dietro il quale c'è un sacco di lavoro, dove lei in questo sito raccoglie tutti i siti dei brand etici, quindi non è che comprate direttamente dal sito del Vestito Verde, semplicemente è un link ai siti ufficiali dove potete andare a comprare brand etici. Ce ne sono un migliaio, credetemi, perché c'è tanta gente che dice sì, vabbè, brand etici, cioè, ce ne sono pochi, sono costosi, e credetemi, ce ne sono tantissimi, ci sono anche quelli molto molto affordable. Un'altra cosa fantastica di questo sito è il fatto che c'è una mappa dove fanno vedere tutti i negozi fisici di brand etici e poi ci sono anche tutti i negozi dell'usato in giro per l'Italia. Ho proprio fatto una mappa pazzesca, meravigliosa, quindi se vivete in Italia e usate ancora a dirmi sì, però tu vivi in Canada, c'hai di tutto, noi non abbiamo niente, vi mando il sito. Ogni volta che mi scrivete una cosa del genere vi manderò direttamente il sito senza dire nulla. Quindi complimenti a Francesca, ci tengo a fare i complimenti per questo grande lavoro, perché secondo me grazie a questo sito la gente potrà veramente informarsi molto di più, perché io capisco che dietro, diciamo, al fare shopping etico ci sia un lavoraccio, perché anche io prima dovevo sempre cercare i brand, andare sui siti, vedere se il brand mi piaceva, poi andare magari su Good & New per capire se il brand fosse buono, bla, cioè è comunque un lavoraccio fare tanta ricerca, mentre questo sito ha fatto tutto per voi, quindi ve lo consiglio caldamente di guardarlo, sì. Un'altra cosa è che la mentalità è molto diversa. La mentalità di un italiano e la mentalità di un canadese è molto diversa per quanto riguarda l'usato. I canadesi vanno fuori di casa molto presto, cioè io vi ho già detto in tanti video che loro a 18 anni sono fuori di casa, massimo 18 anni, spesso vanno fuori di casa anche prima. Quindi diciamo che quando uno va fuori di casa, qua il rapporto familiare è quel che è. Allora, quando uno va fuori di casa, diciamo che non sempre è così aiutato dai genitori, perché loro iniziano a lavorare presto, e non so, spesso i genitori danno un po' per scontato che se vai fuori di casa sei indipendente al massimo, quando magari non è vero, però questo è un altro discorso, spildati un'altra volta. Quindi diciamo che, essendo che sono abituati ad andare fuori di casa presto, magari non hanno tutti i mobili del mondo, e qui in Canada spesso trovare appartamenti con i mobili è abbastanza raro, e magari in quei casi ti potrebbe anche costare di più. Ovviamente se non hai voglia di comprarti i mobili, di fare trasloco eccetera, giustamente la soluzione migliore. Io i primi 2 anni in Canada li ho fatti in un appartamento che aveva di tutto, io non ho dovuto comprare nulla. Poi però quando mi sono spostata con lui, giustamente avevamo un appartamento vuoto. Però abbiamo comprato tutto usato, tutto. Tutto usato. Abbiamo forse comprato 2 cose nuove, ma il resto è tutta roba usata. Alcune cose ce le ha date sua nonna, altre cose le abbiamo veramente usate, comprate dai mercatini, altre cose le abbiamo comprate su Kijiji, altre cose su Marketplace, insomma, cioè, il mondo è magico. Il mondo dell'usato è magico. Quindi diciamo che loro hanno già questa mentalità del non c'ho cash, però ho bisogno di un letto, quindi la prima cosa che faccio è andare a vedere se su Marketplace o su Kijiji, adesso Marketplace va molto di più rispetto a Kijiji, c'è qualcosa per me. Poi ovviamente i canadesi sono anche un po' tirchiotti, nel senso che loro non amano spendere per cose inutili. E onestamente da una parte mi piace la loro mentalità, perché comprare una cosa nuova quando la si può trovare usata in condizioni ottime? Io vi giuro, ho comprato delle cose usate che sembravano veramente non usate, era una cosa meravigliosa e io ero tipo wow, dude. Mentre un italiano ha una mentalità un po' più da che schifo l'usato, io sei un poraccio. E questa mentalità va cambiata.
al più presto. Bene, quindi diciamo che sì, diciamo che questa mentalità va un po' cambiata per il fatto che un mobile che è stato usato, cioè non è che faccia schifo, potete benissimo ripararlo se c'è delle piccole imperfezioni, potete ridipingerlo, potete lavarlo, anche i vestiti, potete assolutamente lavarli. Io per esempio lavo i vestiti anche quando li compro nuovi, perché comunque quei vestiti magari sono stati provati da 1000 persone prima che voi lo compriate, non è detto che quelle cose siano pulite quando le comprate in un negozio, quindi io lavo tutto a prescindere, pure se è nuovo, io lo lavo, lavo, lavo. E non sono morta, non sono morta. Onestamente ho comprato, non dico di aver comprato tante cose usate per quanto riguarda i vestiti, però comunque ne ho comprate un bel po'. L'unica cosa che io non compro usata è ovviamente l'intimo, i calzini, queste cose qua, perché quelle è un po' duretta a trovarle usate, e poi anche se le trovassi usate assolutamente, sì, in quel caso direi che già un pochino più schifo mi fa. Mettiamola così. Poi i calzini usati, cioè i calzini li butti quando vedi che veramente c'hanno i buchi dappertutto. Non è che li porti una volta e poi dici no, mi sono stufata di questi calzini neri. Quindi sì, io sì, non mi piace chi pensa che l'usato sia da poracci e pensa che tipo sia veramente una cosa schifosa. Altra cosa è che ovviamente l'usato viene quasi non pubblicizzato, mettiamola così, in Italia, mentre qua diciamo che l'usato è una cosa veramente all'ordine del giorno. Quando qualcuno decide di svuotare il proprio garage, si fanno proprio delle vendite di garage, cioè la gente proprio letteralmente esce fuori dalla loro casa, tira fuori tutta la merda che vuole, delle quali si vuole sbarazzare, magari sulla vietta quando devi entrare in una via mettono un cartellone dove c'è scritto vendita di garage, oppure magari lo pubblicizzano qualche giorno prima, in modo che se una persona vede, dice, oh, guarda, c'è una vendita di garage in questo quartiere, quindi si può andare. Quindi diciamo che spesso anche questo aiuta molto a, diciamo, a sbarazzarti delle cose, anche se le vende al minimo, l'importante è che appunto te ne sbarazzi. Mentre in Italia, sì, magari la gente sa di marketplace, sa di Kijiji, però le vendite di garage non è una cosa proprio così normale, diciamo. Al massimo lo facevano tipo i bambinetti, tipo al parco, che vendevano i propri giocattoli e robe simili, almeno quando io ero piccola sì, c'erano queste cose. Un'altra cosa è il fatto che comunque la differenza tra il Canada e l'Italia è anche il fatto che gli italiani sono molto più modaioli dei canadesi, e qua non voglio che la gente mi capisca male, non sto dicendo che i canadesi si vestono usato quindi sembrano dei poracci, quindi, no, non sto dicendo assolutamente questo. Io ho trovato delle cose all'usato che onestamente, quindi non è questione di sei un poraccio e quindi c'hai l'aria di essere vestito da usato, no. Semplicemente, siccome le catene fast fashion hanno un po' abituato molto la gente europea, perché diciamola così, è molto più europea come cosa rispetto a una cosa canadese, di tirar fuori collezioni su collezioni ogni 5 secondi di magliette che andranno di moda, andranno in moda un giorno e mezzo, ecco. Quindi diciamo che l'italiano medio amerà per sempre andare da H&M e spendere i loro soldi là, pur sapendo che sono dei materiali di merda e che non dureranno manco un po', e che fanno schifo e che la gente è sfruttata per fare questi vestiti. Ma lo faranno lo stesso perché la moda è importante. Mentre qua in Canada la gente, non sto dicendo che la gente non sia alla moda, semplicemente alla gente se ne frega un po' dei trend. Io ho già fatto un video su Italy vs Canada per quanto riguarda la moda. Ho preso un po' per il culo per i canadesi, però in realtà io li adoro i canadesi, perché amo questa cosa della nonchalance e questa cosa del cazzo meno a me della moda, però allo stesso tempo c'è gente che si veste male, ma c'è gente che si veste anche benissimo senza dover andare per forza alle catene fast fashion. Quindi anche questo è un punto, perché ovviamente quando vai in un negozio dell'usato non è sempre detto che tu trovi cose, e non è sempre detto che tu trovi magari una cosa che sia della tua taglia, e se trovi una cosa magari c'ha un difetto, insomma, sono tante cose. Quindi diciamo che l'usato è anche un po', deve essere anche un po' un hobby, deve essere anche un po' una passione, e capisco che molti non abbiano molto questa passione, però allo stesso tempo diciamo che bisogna passare all'usato proprio per evitare di uccidere il pianeta, e lo dirò sempre comunque quando parlerò della fast fashion. Però no, veramente, credo che i negozi dell'usato siano una cosa meravigliosa, perché fa bene all'ambiente, darete vita a una cosa che è stata abbandonata, quei vestiti sono stati abbandonati, farete girare l'economia,
E oltretutto, tutto ciò vi costerà molto molto meno, quindi cosa c'è di meglio? Non c'è niente di meglio, quindi non capisco perché la gente si ostini ancora a comprare cose nuove quando può benissimo trovarla usata e anche in buone condizioni molte volte. Bene, io adesso la smetto di blaterare perché come mio solito questo video sarà confusionario a mille e adesso la smetto. Ok, noi ci vediamo la prossima volta. Voi fatemi sapere se vi piacciono i negozi dell'usato, se avete mai comprato usato, se usate magari siti dell'usato tipo Marketplace, Depop, Kijiji, eccetera, eccetera. Quindi sì, fatemi sapere e se appunto se avete dei negozi dell'usato nella vostra città, magari commentate con la vostra città e i negozi dell'usato e dove si trovano, magari che così è facile per persone che guardano i commenti mentre scrollano. Io faccio così, guardo un video e scrollo sempre nei commenti, adoro fare questa cosa bene. Ci vediamo la prossima volta, ciao!